Noi tutti siamo il frutto di questa predicazione degli apostoli. Noi, di fronte a noi, vicino a noi, a un passo da noi, viaggia il Regno dei Cieli. Chi vive lontano dal Regno dei Cieli e lo sa, si rende conto di non stare nel Regno dei Cieli, cioè di non stare nella comunione con Dio, di non stare nella pace, accogliere l'annuncio. La presenza stessa di questi i segni che compiono, che sono i segni di chi ha un potere che supera il potere umano, scacciare i demoni e guarire le malattie. Ogni sorta, quindi, vuol dire tutte le malattie, anche quelle incurabili. Riconosce in questi segni lo stesso potere di Dio, quindi riconosce Dio, che nella sua misericordia si è fatto prossimo, si è fatto vicino a Lui. E noi siamo frutto di questo ogni giorno, perché questa prima missione degli apostoli, la prima missione in assoluto, è rivolta alle pecore perdute di Israele, del nuovo Israele che è la Chiesa. Ogni giorno, ogni mattina arrivano gli apostoli alla nostra vita, arriva una parola che ha lo stesso potere che è stata data a questi apostoli, che ogni mattina il demonio è pronto a toglierci la pace, cioè a toglierci dal Regno di Dio, a farci uscire, a farci scappare, a strapparci al Regno di Dio. Su questa terra il Regno di Dio coincide, l'esperienza del Regno di Dio, vivere nel Regno di Dio coincide con il fare la volontà di Dio, cioè stare nella sua comunione. Per questo quello che caratterizzava Adamo ed Eva prima del peccato, dopo il peccato, quello che il peccato è stato rompere, no? Con Dio, cioè fare la propria volontà, accettare la menzogna del demonio che gli spingeva Eva a fare per conto suo, e questo è l'inferno, perché quello che non è il Regno di Dio è inferno, non c'è un territorio franco, no? Come una volta, quando c'erano le frontiere, c'era la terra di nessuno, no? Tra uno stato e un altro, una terra di nessuno, così. No, non esiste. Sì, sì, no, no, purtroppo vorremmo, io personalmente tante volte vorrei, no, avere questa terra franca dove poter fare un po', no, di compromessi, un po' qua, un po' là. Non è così. Il Signore, in un certo senso, ha eletto proprio chi viveva in questo territorio franco, perché la maggior parte di questi apostoli sono galilei. La Galilea è proprio la zona di confine, la zona molto, molto, molto particolare, dove c'erano commerci, sincretismo, era lontana dal culto, dal centro del culto, da Gerusalemme, la parte più lontana. Poi subito già c'erano Decapoli, no? c'erano tornati dai pagani, uno stile di vita, no? Che il Signore di cui il Signore ha avuto pietà e che ha scelto. E ha scelto anche Giuda, che ingannato, aveva la sua mentalità, no? Il suo modo di pensare il Messia, il modo di pensare Dio, il modo di pensare come salvare se stesso, come salvare il popolo, zelota. Demonio, in Giuda, dice nel Vangelo di Giovanni, è entrato la notte dell'ultima cena, cioè quando Gesù ha dato il boccone, poi lui è uscito, no? E allora il demonio entrò in lui, sì, entrò nel buio. Vuol dire che fino a quel momento il demonio era vicino, lo circondava come leone ruggente, ma ancora non era dentro di lui, era molto in guardia, proprio per questo atteggiamento, sempre lì sulla frontiera, sempre lì, perché tra la mentalità pagana di risolvere le cose, un Dio pagano, un Messia che faccia quello che dico io, che risolva i miei problemi, magari non tanto vincere la lotteria o risolvere certi problemi, piuttosto risolvere la mia debolezza, cioè non stare sotto i Romani, cioè non dover vivere sotto i Romani, non dover vivere in una situazione difficile, precaria, voler essere già forte, già voler non avere da combattere ogni giorno, non avere tentazioni, non avere situazioni con le persone che stanno accanto, con i figli, con il marito, con chi siano, che dimostrano la mia debolezza. Ma Gesù ha scelto tutti i deboli, tutti l'hanno tradito, tutti l'hanno lasciato. Pietro, se vogliamo, ha fatto un peccato ancora più grave di Giuda, e tutto lo sapeva Gesù, cioè ha preso questo territorio interiore che abbiamo tutti noi per farne un vaso di elezione, cioè ha scelto questo per essere apostolo. Non ha scelto uno bravo, uno forte, no, ha scelto uno che trema, che se la fa sotto davanti alla possibilità di essere messo in galera, che rinnega Cristo. Ha scelto dei rinnegatori, in fondo. Non accettare la volontà di Dio significa negare che Lui esiste, negare che Lui è buono, negare che Lui sa come fare le cose, come portare la mia vita. E questa situazione che non vorrei vivere, la solitudine, questa debolezza, questa
precarietà, questa malattia, questa situazione di mio figlio, questi fallimenti, questo grigiore. Lui ha scelto tutto questo per metterci dentro il regno di Dio, perché come puoi salvare uno che è uscito dal regno di Dio se non c'ha forze per tornare indietro? Come fai a salvare una pecora perduta? Come fai? Devi arrivare al regno di Dio dove sta lui, come ha fatto con Matteo quando l'ha scelto, eccetera. Per questo dà il potere a questi traditori, salvati, perdonati, riscattati, li mette dentro il regno di Dio, cioè li mette dentro il potere sulla morte, sulla malattia e sul demonio. Lo stesso potere che avevano anche Adamo ed Eva, no? Quando dice dominate tutti gli animali, cioè voi avete un potere, cioè la natura non vi sovrasta, voi siete di più della natura, voi siete di più del mondo. E Adamo ed Eva, interessante, gli aveva detto che potevano camminare sugli scorpioni, sui rettili, invece il rettile poi gliela fa, no? Il serpente ha avuto più potere di loro, ha perso questo potere. A me, a te, che ogni giorno ci alziamo già stanchi, già in questo territorio di confine, già in questa terra di nessuno che ci costruiamo, già pensando come passare il giorno per non fare brutta figura davanti a Dio, ma per fare gli affari nostri, per portare avanti la nostra vita, senza, no, di si tratta di rinunciare a se stesso, di umiliarsi, eccetera. Arriva oggi un apostolo. Arriva oggi la Chiesa e ti annuncia che sei vicino al Regno di Dio, il Regno di Dio è vicino a te. Chi può ascoltare questo? L'abbiamo detto all'inizio. Chi, chiamato a vivere nel Regno, chiamato a vivere nel Paradiso, chiamato a vivere immagine e somiglianza di Dio, chiamato a vivere nella pace, dentro la città dell'uomo, cioè dentro le difficoltà, è uscito da là. Il figlio prodigo che rientra in se stesso, ascolta la voce dello Spirito che sta dentro, cioè che gli annuncia il Regno dei Cieli, che c'è la possibilità di tornare, che è qui, che c'è un cammino di conversione. Se non lo annuncia alle pecore perdute di Israele, i pagani non potranno mai ascoltarlo, no? Prima c'è bisogno di un popolo che sia rinnovato, un resto. Il resto nasce da questi 12 poveracci, come te, come me, contraddittori, fragili, che nel momento in cui scoprono, come Pietro, di essere andati fuori, cioè di aver negato tutto, si ricordano delle parole del Signore, una volta l'ha veduto, io prego per te, io non ti lascio. Questa parola che è capace di ridestare in noi, no, la nostalgia, il desiderio di vivere diversamente, di vivere da figli, soltanto quando si compie in noi può arrivare poi, non rimbalzare, arrivare poi ai pagani, arrivare poi al figlio, alla figlia, al marito, al collega, chi sia, soltanto quando si compie in noi, no? Per questo non possiamo noi non vivere lo stesso che vive il mondo. Cioè anche se ti isoli, anche se vai in vacanza su 2000 metri senza nessuno, il mondo ce l'hai dentro e ti porta e ti segue, no? Ma quello è un segno che sono stati chiamati, cioè che riconciliati con Dio per mezzo del sangue di Cristo, ritornati dentro il paradiso, quando la Chiesa ha il potere di buttare via i demoni dal mio cuore, di guarire la mia malattia. Allora posso accettare la mia debolezza, posso accettare i miei limiti, posso accettare che sono quello che sono e che vivo dove vivo, nella storia che Dio ha pensato, portando dentro di me il Regno dei Cieli, cioè Cristo, Cristo vivo, Cristo risorto. Allora questo Vangelo si compie per gli altri, per chi c'è accanto, questa missione della Chiesa tutti i giorni.